3:21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a Replay, l'appuntamento del lunedì all'indomani della terza vittoria di questo campionato per il Pescara di Auteri, che torna da solo al comando della classifica, la vittoria sul terreno di Pontedera contro il Montevarchi, che è tra le squadre più ostiche di questo raggruppamento. Si tornerà in campo sabato contro la Viterbese alle ore 17:30, una vittoria nata ancora una volta nel finale grazie a un gol di Frascatore dopo il vantaggio di Menuscià, il pareggio dei Toscani e alla fine la spuntata della squadra di Auteri, che non si ritiene completamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Tra poco lo sentiremo. Vado subito a salutare i primi ospiti in studio. Francesco Di Francesco, buonasera. Buonasera, Francesco, salve a tutti. Rivisto. Ritrovo con piacere un allenatore abruzzese, esperto, Francesco Giorgini. Buonasera, buonasera mister, grazie buonasera per aver accettato il nostro invito. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, buonasera. Soddisfatto della prestazione della squadra di Auteri, e ritrovo con simpatia e piacere anche il collega Luca Pennese. Buonasera, buonasera Luca. In studio con noi c'è sempre, eccolo qui, Luca Pennese. Un saluto ad Andrea Costantini, questa sera. Buonasera Enrico. Posticipi ed anticipi, no? Assolutamente sì, posticipo in Serie A, 0-0 al momento tra Udinese e Napoli, anticipo in Serie B, Brescia in vantaggio a Frosinone 1-0, rete di Bertagnoli, in Serie C, girone C, è appena iniziato il posticipo, molto atteso tra Monopoli e Avellino, 0-0 chiaramente il parziale, Monopoli cerca di restare in testa a punteggio pieno. Intanto saluto Maurizio Daguin, regia, l'ho rispennato alle telecamere. Allora parto proprio da te Riccardo, perché sarai sicuramente soddisfatto della vittoria di ieri a Pontedera. Soddisfatto del risultato? Assolutamente sì. Dopo un primo tempo giocato in maniera anonima e dopo che abbiamo trovato un vantaggio fino a quel momento onestamente non programmato. Abbiamo fatto una partita veramente dove il Montevarchi ha avuto le occasioni migliori, ha preso un palo, ci ha chiuso in aria, non riusciamo neanche a uscire. Dopodiché ha fatto il gol, abbiamo avuto un altro calo e poi nel finale, come al solito, ormai questa squadra è diciamo ripetitiva. Però devo dire che quando tu in 4 partite fai 3 vittorie e un pareggio, vuol dire che l'organico c'è, vuol dire che la squadra reagisce bene. Poi chiaramente in campo ci sono anche gli avversari, il Montevarchi è un'ottima squadra, di quelle incontrate sicuramente quella che maggiormente mi ha impressionato, e devo dirti che tutto sommato una bella partita. Luca Pennese, sei sulla stessa lunghezza d'onda di Riccardo? No, perché il Montevarchi è un'ottima squadra, perché il Pescara ha giocato al 30-40% delle sue potenzialità, una squadra che deve secondo me esprimere ancora i dettami del suo tecnico. Ci sono delle lacune secondo me ancora in questo organico dipinto da molti come di categoria superiore. Luce ed ombre, la cosa buona è che Pescara sta capitalizzando un calendario estremamente favorevole, perché non nascondiamoci, nelle prime giornate Pescara ha affrontato squadre destinate a lottare per un altro tipo di campionato. Quindi buono il risultato, buono l'entusiasmo dei tifosi, buona la possibilità di lavorare in serenità, ma bisogna decisamente migliorare per arrivare al traguardo. Giudizi, Francesco, troppo severi o che rispecchiano la realtà del momento? In parte la rispecchiano, però mi sembrerebbero un po' troppo severi, perché è vero che il Pescara nel primo tempo non ha brillato come ci si aspetta, però intanto ha segnato un'altra volta 2 gol, ha conquistato un'altra vittoria importante ed è primo in classifica. I numeri sono quelli, siamo all'inizio della stagione ed è una squadra che è destinata a migliorare. Ha ragione sicuramente Auteri quando ha dichiarato che ci sono troppe, chiamiamole, lacune, però una squadra che con troppe lacune o magari per qualche altro poche lacune è prima in classifica, quindi non si può che essere soddisfatti, almeno dal mio punto di vista. Sentiamo un allenatore come Francesco Giorgini, conosce molto bene il calcio e la Serie C. Sì, sono partite sulla carta abbordabili, poi il campo dice altro, dice che non basta la qualità, ci vuole rabbia, agonismo.
I campionati di Serie C come si vincono? Sicuramente Serie C conta molto, ecco, il fatto della mentalità, l'aggressività, perché ci sono squadre che già fanno certi campionati. Prendiamo il Matelica, sono squadre, sì. Squadre che già da 2-3 anni che fanno degli ottimi campionati. Quindi per il Pescara sarà dura, perché non penso che ci sia solo il Pescara, secondo me c'è la Reggiana e il Modena, sicuramente come squadre sono le tre formazioni sicuramente che lotteranno fino alla fine del campionato, quindi ogni partita sarà una battaglia, perché la C è questa, non c'è grande qualità, però è anche molto sul piano fisico, sul piano aggressivo sicuramente. Adesso andiamo a sentire Auteri, che non è soddisfatto del suo Pescara. Certo, è soddisfatto del risultato, però anche lui pone l'accento su alcuni argomenti. Andiamo a sentire l'allenatore del Pescara. Sono arrabbiato perché non si possono fare scelte cervellotiche, non chiudere la partita, non dare la palla al compagno, sbagliare la misura di passaggi stupidi. Ci dobbiamo migliorare da questo punto di vista, però tra primo e secondo tempo, sì, secondo tempo siamo cresciuti, ma ci sono anche gli avversari, non è che noi pensiamo di entrare in campo da soli. Montemarchi è un'ottima squadra, ci ha impegnato subito, accettato anche dei rischi, e noi piano piano nell'arco della gara siamo cresciuti, abbiamo imposto la nostra organizzazione di gioco. Sono arrabbiato perché ci dobbiamo incattivire di più, perché dobbiamo essere meno egoisti, perché vorrei vedere davanti un maggiore spessore, una maggiore personalità. Incappiamo, sbagliamo scelte sciocche, e quindi poi è normale che se i risultati li tieni in bilico può capitare quello che stava capitando. Quindi sono arrabbiato, certo che sono arrabbiato, perché le partite si chiudono, ripeto, nessuno fa apposta a sbagliare, però individuiamo gli errori e facciamo in modo di non ripeterli. Pescara adesso è prima in classifica, da sola ha già staccato la seconda. Mi commenta questo primato, insomma, in solitario. Mi viene da ridere, o da sorridere alla sua domanda. Da sorridere? Ma no, ma da, cioè, quello che avete fatto. No, da sorridere, perché sono tutti obiettivi parziali che veramente non contano nulla. Ma secondo lei, cioè, stare primi o secondi o terzi o quarti adesso è determinante, importante? No, non è importante. Piuttosto è importante analizzare come hai fatto i punti. Lo avete visto anche voi, probabilmente anche con la rispesa noi dovevamo vincere, però finché continueremo a sperperare così metteremo sempre le partite sul filo del rasoio. Come gruppo siamo al 70-80% nella coralità, dal punto di vista individuale ci sono dei giocatori che sono al 40-50% e che devono velocissimamente crescere, non conosco altri modi per crescere se non quelli del lavoro. Allora, abbiamo sentito Auteri che ha ribadito più volte, non sono soddisfatto, non guarda la classifica. Francesco, è un'analisi giusta quella dell'allenatore, che è stato più morbido quando ha pareggiato in casa con il Pescara, invece lui è più severo quando si vince. Perché evidentemente ha visto delle cose che forse noi non notiamo, anche questo aspetto che parlava di qualche giocatore un po' in ritardo nella condizione, ci può stare, il 70-80% diceva della condizione del gruppo. Evidentemente lui sa che questa squadra può dare di più sul piano del gioco, sul piano della continuità, però poi c'è anche l'altro aspetto, che non è la prima volta che il Pescara va in vantaggio, viene raggiunto e poi nel finale di gara riesce a far sua la partita. Segno questo, credo, di una forza o di un aspetto positivo per proiettarti al futuro. Certo, poi magari non sempre ti riuscirà, ma magari non sempre, andato in vantaggio, prenderai il gol dall'avversario per il pareggio. Il primo gol di Memusciai sul calcio di punizione, giocatore che ha tanta esperienza, soprattutto sui calci piazzati si sta rendendo utile. Memusciai è un altro che sicuramente è destinato a migliorare, anche se secondo me sta giocando bene. Però dal mio punto di vista dico che dopo quattro giornate non si può pretendere che una squadra sia al meglio della condizione. Il Modena ieri ha stravinto, però fino alla settimana prima
anche a Modena qualche mugugno di troppo, stesso discorso con la Reggiana. Sono d'accordo con Giorgini, per l'organico che hanno Modena, Pescara e Reggiana sono nettamente superiori alle altre. Poi devi essere bravo a durare per 9 mesi. Ecco Giorgini, è giusto che l'allenatore non guardi solo il risultato, ma a fine partita con molta obiettività analizza le cose negative. Ma io apprezzo molto l'intervista di Auteri, perché certe cose bisogna, diciamo, un richiamo a una squadra quando si vince, perché quando si perde il martedì è inutile parlare degli errori. Invece in questa situazione io mi ricordo che io ho avuto un grande allenatore da calciatore, GB Fabbri. Sì. Noi quell'anno penso che a Giulianova è stata la squadra più forte di tutti i tempi, noi per un punto non andammo in B, prendemmo 9 gol solamente in un campionato intero. E noi vincevamo, quindi il martedì contenti, invece il martedì già c'era qualcosa che non andava, e sinceramente noi ogni partita cercavamo sempre di migliorare. Io penso che questo, lui a livello di gioco ancora sicuramente non è soddisfatto, sicuramente è normale. Adesso quello che conta è anche i risultati ti aiuta, che poi gli allenatori tendono ad evitare le critiche. In questo caso invece proprio lui che dà un quadro abbastanza preciso della situazione, un'analisi giusta, anche perché lui stesso si rende conto l'importanza del campionato. Qui non è che puoi fare un campionato, loro il Pescara cerca di arrivare prima perché nei playoff diventa sempre un problema, quindi deve tenere sempre la squadra. Luca e Riccardo, su queste dichiarazioni di Auteri vi trovate d'accordo? Soprattutto il Pescara non riesce a sfruttare le tante occasioni da gol, perché anche ieri sull'1-0 Dursi 2 volte ha sprecato. Ma è giusto in questo momento cercare di spronare una squadra che ha le potenzialità che è il Pescara. Al Pescara secondo me manca un finalizzatore davanti, è una lacuna che non è stata colmata da 3-4 anni a questa parte. Anche quest'anno con gli elementi che ci sono non c'è la garanzia di un numero adeguato di gol, quindi Auteri sta trovando i gol in situazioni al momento sporadiche, punizioni, calci d'angolo, traversoni con i difensori che arrivano a metterla dentro, come è successo ieri. Gli unici gol arrivati con uno sviluppo corale e bello del gioco sono quelli di Zappella, che ha raccolto un paio di volte gli inviti di Zita sulla corsia opposta. E per il resto bisogna lavorare, e l'analisi di Auteri mi trova pienamente d'accordo. Riccardo? Sì, fondamentalmente quello che ha detto è giusto, perché il primo tempo, ribadisco, è stato un Pescara che non è sceso in campo, ha giocato male, l'unico tiro in porta che ha fatto è stato il gol che ha fatto col tiro in porta di Mushai, e quindi lui sicuramente su questo, lui anche per entrare in campo probabilmente più concentrati. Però ribadisco il fatto, Luca diceva Montevarchi, secondo tempo diciamolo. Secondo tempo è stato, ti ho detto, ma parlavamo dell'atleticità, lui diceva, certo. Perché un primo tempo è stato così, poi abbiamo, come ha detto lui, poi durante la partita c'è stato un cambio proprio totale di atteggiamento che da parte della squadra, ma probabilmente ha dato anche fiducia a qualche giocatore al primo tempo, che magari, parlo ad esempio di Galano che è stato anonimo tutto il primo tempo, e forse si riferiva anche a qualche giocatore che magari lui si aspettava qualcosa di più, avendogli dato dell'occasione, perché il Galano che si è il primo tempo con le potenzialità di Galano è stato un po' superficiale. Allora, intanto dalla regia mi dicono, è per noi un piacere che abbiamo in collegamento Totò De Leonardis, il nostro compagno di viaggio, lo vediamo, sorride, tornerà in studio tra qualche settimana. Buonasera Totò, intanto ben rivisto. Ciao Enrico, ben rivisto anche a voi, a tutti quanti. Saluto da parte di tutto lo studio che ovviamente ti aspetta a braccia aperte. Totò, ti possiamo coinvolgere solo per conoscere il tuo primo pensiero, poi lo svilupperai quando sarai presente qui in studio, su questo inizio di campionato del Pescara. La tua idea qual è, Totò?
Ma guarda, è ovvio che è un inizio buonissimo, direi, insomma, la squadra non sta per caso in testa alla classifica, credo che insomma il piazzamento è più che meritato, è meritato soprattutto perché è una squadra che comunque ha dimostrato di avere una personalità, un atteggiamento propositivo, insomma, la cosa che mi è piaciuta di questo Pescara è questo. Chiaro, come ho sentito pure anche gli altri colleghi, il calendario non è che sia stato difficile, però quello che importa è capire quale sia la capacità di questa squadra. La cosa che mi è piaciuta è soprattutto questo, l'atteggiamento. Quello che non mi è piaciuto, direi, è soprattutto, credo, innanzitutto la gara l'ultima partita, sicuramente è stata la meno brillante, e che probabilmente non è un caso che insomma che ci siano state queste varie novità, soprattutto la decisione del tecnico di proporre un centrocampo più muscolare, voglio dire, con l'esclusione di Pompetti e anche Cancellotti in una posizione diversa. E questa, credo che le difficoltà che ha avuto la squadra nel primo tempo, è stato credo il peggior primo tempo che abbiamo visto in questa fase iniziale. Sì. Si è stata determinata proprio da questo. Io credo che la cosa da salvaguardare sia proprio questa dell'atteggiamento della squadra. Io credo che Pompetti sia il giocatore che fa la differenza proprio sul buono piano di qualità, proprio, tanta qualità, sì. Esatto, sul piano tecnico, cioè cambiare Pompetti con Riccio, insomma, è un altro tipo di squadra, secondo me. E credo che le difficoltà siano queste. Quindi credo che questa voglia di dare alla squadra maggiore solidità, proprio perché ha preso gol in tutte le partite, non credo che sia questa la ricetta giusta. Considerando però voglio subito chiederti un tuo giudizio su Autieri, questo allenatore esperto della Serie C, che impressione ti sta facendo anche nella comunicazione? Guarda, quello che ho sentito nel fine partita, insomma, che se l'è presa a fuoco la squadra, ma io credo che in questo momento, credo che insomma le difficoltà siano state determinate soprattutto dalle sue scelte, a mio avviso, insomma, anche perché poi quando la squadra è stata ritoccata, insomma, la partita l'ha dominata anche nel secondo tempo. Quello che non mi convince, appunto, mi ha convinto la capacità di dare un'identità a questa squadra, molto propositiva e sicuramente brillante. Quello che non mi convince è questa eccessiva alternanza, intanto le scelte dell'ultima partita, ma soprattutto l'alternanza che continua a esserci nel settore avanzato. Cioè noi non sappiamo ancora chi è il centravanti titolare, voglio dire, tra l'altro l'alternanza a mio avviso è immotivata perché sono giocatori che bene o male hanno le stesse caratteristiche tra De Marchi, Ferrari e lo stesso Rauti, credo che sia un giocatore molto simile, quindi non capisco quale sia questo tipo di scelta, anche perché credo questo campionato la cosa principale è quella di avere la capacità di gestire questo spogliatoio. Pescara, a mio avviso, la società ha messo su una formazione molto molto competitiva. Probabilmente sono due squadre, sono praticamente alternative in tutti i ruoli, ma soprattutto nel settore avanzato. E questo sicuramente è un bene se si sa sfruttarlo. Può essere però un problema, certo, andando avanti. Quando tra l'altro abbiamo parlato dell'inizio del campionato, insomma, con squadre abbordabili, però è come sentivo anche Giorgini, intanto lo saluto e lo ripeto con piacere, le squadre da ciao Francesco, le squadre quelle che possono dare un'impronta a questo campionato sono appunto il Pescara e poi il Modena, la Reggiana. Insomma, noi dovremmo capire quando arriveremo a questi scontri, come sarà la squadra. Senti, poi, Totò, un altro sì, dimmi. No, se volevi concludere. No, volevo dire un piccolo particolare, che Pescara, sì, Pescara dalla C è tornato in B due volte con Rosati all'ultima giornata, con Di Francesco addirittura nei playoff finali, voglio dire, quindi io appunto l'ultima anche partita con i Voiaconi con i playoff.
Esattamente, quindi questo è un campionato difficile, essenziale anche una squadra competitiva che poi abbia la capacità di sapersi gestire fino alla fine del campionato. Ecco, a me, ripeto, la cosa che non mi convince in particolare è questa alternanza del tridente avanzato. Questo secondo me ha fatto una scelta decisa, anche perché, ripeto, le caratteristiche di De Marti e Ferrari sono le stesse più o meno, quindi non capisco quale è questa necessità. Bene. Francesco, no, qualcosa? Mi agganciavo a quello che diceva Totò, e quindi occorre, se quattro precedenti con dei risultati finali, con la promozione, ci dicono che i campionati si sono decisi alla fine, anzi peggio, alcuni con la coda dei playoff, vuol dire che ci vuole tanta pazienza. Si possono fare tutte le analisi di questo mondo, però è una questione se la squadra ti dà e l'allenatore ti danno o no fiducia. Ecco, dottor, oltre a salutare Luca Pennese, Riccardo Clinco, Francesca, Andrea Costantini, cosa vuoi dire a Francesco Giorgini, che rivedi dopo tanti anni? Che mi piacerebbe rivederlo in campo, perché Francesco è stato un grande allenatore. Mi ha visto, purtroppo ha raccolto meno dei suoi meriti, il suo Giuliano, ma anche il suo Pescara per un brevissimo periodo era, io ricordo, un allenatore preparato e avanti rispetto a tanti colleghi. Mi dispiace che non sia più allenatore. Ti ringrazio. Totò, allora ti aspettiamo presto in studio, quindi sarai con noi tra qualche settimana, insomma il più breve tempo possibile. Primi di ottobre. Primi certo, di grazie per questo contributo, un tutti, saluto buona, da parte di Totò. Buona trasmissione a grazie, tutti, anche grazie, Andrea. Grazie, Totò, grazie. Allora, prima di andare in pubblicità, intanto chiedo ad Andrea se c'è qualche novità sui campi. Assolutamente sì, perché il Napoli è in vantaggio 2-0 a Udine con le reti di Insigne e di Rachmani proprio in questo momento. In Serie B il Frosinone ha ribaltato il risultato con le reti di Zampano, un ex biancazzurro, e di Canotto. Dunque Frosinone 2, Brescia 1, 0-0 nel posticipo di C tra Monopoli e Avellino. Francesco Giorgini, tu hai allenato molte squadre, ricordo Gubbio, Pontedera, oltre al mitico Giulianova, Gubbio, Pontedera, ancora Ternana, Gualdo, Andre, insomma, girone B, girone C, al sud. Qual è il girone secondo te più difficile? Cioè, il fatto che Pescara sia stato inserito nel girone B è una possibilità in più? Sì, sicuramente. Io ho fatto tutte e tre i gironi con delle squadre, come dicevi. Normale, il girone meridionale è stato sempre un girone più difficile anche a livello ambientale. Il girone centrale penso che è quello più equilibrato, diciamo. E quindi a me è piaciuto sempre di più quello centrale, io ho fatto tutti e tre i gironi. E quindi, come ti dicevo prima, è una squadra, io penso, ecco, come stavamo dicendo, che il Pescara su questo fatto secondo me è stato pure favorito, perché il girone meridionale lo vedo molto più difficile, con squadre Bari, Avellino, campi difficili, quindi... Luca, ma il Pescara è la squadra da battere in questo campionato? O è presto per dirlo? L'hanno detto anche gli amici che mi hanno preceduto, insieme a Modena e Reggiana, credo che non si scappi da questo tridente per la promozione diretta. Pescara, Modena e Reggiana hanno organici, società, strutture, pubblici che sono nettamente superiori. Ieri a Pontedera per Montevarchi Pescara c'erano 300 persone in tutto, forse tra 150 di Pescara e 150 di Gata. Quindi ci sono società che hanno un lignaggio superiore, sono queste tre. Come rosa, però quella del Pescara sembra essere la più ampia, adesso a prescindere dai valori. Faccio pubblicamente, non conosco bene gli organici di Modena, tutti, e Reggiana. Conosco. Ha investito su alcuni elementi di spicco, tipo Tremolada, altri. Hanno attrezzato buone squadre, però come rosa. Cioè... Avendo parlato con alcuni giornalisti di Modena, mi viene da precisare. A Modena già c'erano, prima di questa partita di ieri, i primi mugugni per alcune scelte operate da Tesser, altro allenatore esperto che ha vinto i suoi campionati in questa categoria.
proprio perché è una rosa pure molto ampia. Però poi tutti quanti nel momento della critica dicevano comunque Tesser è un allenatore che dà ampie garanzie, evidentemente anche lui ancora non riesce a più che a capire, a trovare un 11 o comunque 12-13 giocatori attorno ai quali ruotare tutti gli altri. È un po' la stessa cosa di Euteri. In entrambe le piazze c'è fiducia nell'allenatore per quello che ha fatto in carriera, con alti e bassi, ma che comunque ha dimostrato di poter vincere, di sapere come si gestisce un gruppo vincente, e quindi ci si va un po' con cauti nel giudizio, certo, finale. Ha ragione Totò quando dice alcune scelte anche ieri, ha cambiato 4-5 giocatori, dopo le prove di Pompetti non farlo giocare sembrerebbe quasi un assurdo. Però Pompetti non era in ottima, appunto, quindi poi quando si fanno queste valutazioni bisogna avere la lucidità di fare, certo, a 360 gradi. No, ma io volevo dire a Giorgini, allora Euteri è il punto di forza di questa squadra? Ma sicuramente è un allenatore esperto, grande conoscitore della Serie C, quindi è importante anche questo, ha ottenuto anche dei risultati, però ecco, come dicevamo prima, anche come diceva Francesco, il Modena con Tesser, la Reggiana, io penso che come organico forse sarà superiore un po' a tutti, perché la Reggiana è stata rinforzata. Quindi bisogna avere un allenatore di ANA, dicono che è molto preparato, quindi come ti dicevo, questo, un allenatore esperto è normale in certe piazze importanti, ti può dare anche quella tranquillità, quella sicurezza. Voglio sentire anche Riccardo e Luca su questo argomento. Ma io direi che la società ha messo una corazzata in mano a questo allenatore, perché se tu leggi gli 11 persone che erano in panchina sono 11 titolari, quindi diamo un plauso anche alla società che gli ha fornito un grande organico. Poi lui è un buon allenatore di categoria, però ribadisco, l'organico che ha il Pescara quest'anno è molto forte. Lui deve essere un bravo motivatore, come credo sia, un bravo psicologo, oltre che un bravo allenatore, perché poi gestire anche quelli fuori non è facile. Però devo dire che la società, diamo anche, visto che più di una volta è stato sempre dato male alla società, diamo invece il merito di aver allestito un organico per la C, probabilmente, per tentare immediatamente di risalire. Luca? Per me non è una corazzata il Pescara, come dice Riccardo. Euteri può essere l'elemento in più, perché... Ecco, spiegaci, perché non è una corazzata? Perché chi fa i gol davanti, centravanti, cioè, che fa... ho capito, mi dici quanti gol hanno fatto De Marchi, Ferrari, Rauti nell'ultima stagione? Io credo che in tre non c'è, arrivi anche Mari Lungo, che è l'unico che ha un bel pedigree di gol, però li ha fatti qualche anno fa, anche forse magari qualche chiletto fa. Credo che i gol non dovrei parlare di questo, però è così. Credo che i gol del centravanti siano indispensabili per vincere il campionato. Abbiamo un mister che mi può smentire o confermare: se il centravanti non fa gol, i gol dovranno arrivare degli esterni. Però siamo Dorsi, una quarta giornata, non sì, è però, fare però già io bilancio. Vado magari a vedere l'anno scorso Wikipedia e vedo che Ferrari ha fatto 4 gol, Rautin ha fatti 33 presenze, De Marchi ne ha fatti 5, quindi voglio dire, il centravanti che fa 15-20 gol, Pescara non ce l'ha. Dopo un'estate trascorsa, un'estate trascorsa a rincorrere Carrozza, Melchiorri, Montalto e quant'altro, sono arrivati giocatori che davanti non ti garantiscono al momento sulla carta 15 gol. Dussi è comunque l'unico che ne ha fatti l'anno scorso. Però per adesso Galano, è una squadra, lasciamo perdere, che riesce a far fronte. Galano, però è un uomo. Però Galano visto ieri è impresentabile, non può giocare neanche in Serie C. Se il Galano che ha fatto gol 3 anni fa è un discorso, Galano di oggi senza motivazione, senza voglia di combattere, può stare in panchina seduto a non incidere. Si può essere anche d'accordo con quello che dici tu, però poi c'è il rovescio della medaglia, dei risultati, evidentemente almeno meravigliosi. Per queste prime partite la squadra riesce a far fronte alla mancanza del goleador, chiamiamolo grazie, così, grazie a Zeppella che ha fatto 2 gol, Frascatore, quindi magari nel corso della stagione, a fine stagione, poi ti quello, con uno o due attaccanti che avranno fatto i suoi gol. Per quello dico che non è una corazzata il Pescara, perché se avesse avuto anche l'uomo
che sulla carta, perché poi magari non te li fa 20 gol il centravanti che l'anno prima li ha fatti, può capitare, però se l'avesse avuto a quel punto avrei sposato la parola corazzata. È un ottimo organico costruito per vincere, con l'incognita di chi sopperirà alle carenze della prima punta. Nel gioco moderno però devo dire che la coralità è un po', cioè se tu hai un attaccante forte giochi su di lui, se non hai l'attaccante forte fai segnare gli altri. L'auspice è quello, Dursi li ha fatti i gol, sì, gli altri. Ma sentire anche Francesco Giorgini sul discorso che faceva Luca? Il discorso di Luca è importante sicuramente, perché un attaccante che ti fa 15-20 gol è importante. Però voglio dire, presto un attimo per giudicare. Sì, non si può giudicare, è normale, adesso sono le prime partite. Ha realizzato un gol, però. Ma vediamo se poi nel corso del campionato ci sarà questa difficoltà. Anche perché tutti questi attaccanti da 15-20 gol, o ho letto male io o la memoria non mi accompagna più, ma non mi sembra che c'è il Siena che prende Paloschi, ma Paloschi ancora non ci mette una quanti anni ha Paloschi? Una sola rete, un gol, vecchio Paloschi. Melchiorri, un bravissimo giocatore, ma negli ultimi anni ha fatto 15-20 gol, no. se ho letto bene non mi sembra, dico, ho detto Melchiorri per dire uno dei giocatori che si diceva che il Pescara stesse cercando. Quindi, di Francesco, stavi dicendo sì, la carenza di un uomo. Beh, di un attaccante l'attaccante è sempre importante, specialmente mi sembra che lui fa il 3-4-3, sì. Quindi attaccante centrale, però i gol, come diceva forse Crinco, possono arrivare da Dursi anche dagli da esterni, cioè... sicuramente adesso si trova pure le prime partite, può darsi andando avanti. Ma io non credo che Galano, per fermarci a un giocatore, io non credo che Galano sia un giocatore finito. Sarà una questione di preparazione, sarà una questione mentale sua. Io ma credo che Galano è un giocatore che, se riesce a recuperare con allenamenti intensi e giocando magari un pochettino di più, poi diventa un giocatore che ti può risolvere le partite. Galano è una questione psicologica, perché è incontestabile. Ma come lui, Ferrari oppure lo stesso? Ferrari è diverso, cioè, secondo me sono discorsi diversi. Cioè Galano coi piedi è un giocatore di un'altra categoria, che quando gioca con sufficienza, ha giocato il primo tempo in maniera anonima e non ha dato quello che uno si aspetta da Galano, cioè quel quid in più. Sì, ma io pure Ferrari invece è un giocatore che tu devi puntarci, perché è un giocatore che ha delle grandi caratteristiche. Tu, Francesco, l'avresti tenuto Galano in squadra, no? Sì, però è normale che lui, ma adesso non l'ho visto durante le partite, però deve far vedere tutte le qualità che ha, perché una volta sentì l'intervista dell'allenatore della nazionale che dopo allenava a Fiorentina, quando fu l'anno scorso, che dopo non allena più adesso. Brandelli sì, di sì. Balotelli, sì. E disse: se Mario ha voglia di giocare, a me questo fatto con una voglia mi viene da ridere. La stessa cosa per Galano, adesso non so, può darsi pure che lui non starà a posto fisicamente, però per fare la differenza deve stare a posto anche fisicamente, perché se no la differenza non la farà sicuramente. Bene, allora sono le 21:32 minuti, diamo la linea alla regia, pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport.
Zampa Corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in diretta, sono le 21 e 37 minuti. Andrea, novità dagli anticipi, dai posticipi? Nessuna novità rispetto a quanto detto in precedenza, dunque ricapitoliamo: Frosinone avanti sul Brescia 2-1 in Serie B, in Serie A all'intervallo Napoli avanti 2-0 a Udine, gol assegnato a Osimhen, che ha toccato sulla linea di porta, secondo gol di Rachmani, 0-0 nel posticipo di C tra Monopoli e Avellino. Ecco Andrea, approfitto perché sabato arriva la Viterbese a Pescara, in giornata ci sono state delle voci sulla posizione dell'allenatore Dal Canto. Che novità? Assolutamente abbiamo? Sì, Viterbese ultima con un punto, conquistato la prima giornata, poi tre sconfitte consecutive, l'ultima ieri in casa contro il Cesena 0-1, panchina di Alessandro Dal Canto, che ha vacillato fino a un'ora fa, perché sui social della Viterbese sono apparse le dichiarazioni del presidente Marco Arturo Romano, le citiamo testualmente: mister Dal Canto ha la nostra piena fiducia, la squadra gioca bene ma purtroppo stiamo raccogliendo poco, è un periodo negativo ma sono convinto che ne usciremo presto. Dunque fiducia, chissà, probabilmente a tempo per Alessandro Dal Canto. A proposito di allenatori che sono in difficoltà, è saltata una panchina, quella di Maurizio Domizzi della Fermana, anche la Fermana ultima con un punto. Domizzi ha rassegnato le dimissioni, in lizza per la sua sostituzione tre nomi: l'ex tecnico del Savona Giancarlo Riolfo, l'ex tecnico del Pordenone Leonardo Colucci e l'ex tecnico del Varese Stefano Sottili. A te. Ha sempre calcato i campi della Serie A, della Serie B, quindi la C probabilmente non la conosce, ma è molto legato ai colori biancazzurri. Ci riferiamo all'ex capitano del Pescara che abbiamo in collegamento, l'ex capitano Michele Gelsi. Buonasera Michele, ben ritrovato. Buonasera a voi, buonasera. Michele, ecco, ho fatto questa premessa perché tu la Serie C l'hai vista forse solo in TV, hai calcato i campi della Serie A e della Serie B, però sei legato ai colori bianco-azzurri, quindi stai seguendo il Pescara anche in questo difficile torneo di Serie C. Ecco, che impressioni hai avuto su questo inizio di campionato? Primo posto in classifica, però conoscendo bene la piazza di Pescara sai che ci sono sempre degli argomenti che creano qualche critica.
Beh, Pescara è, specialmente in questo periodo, è molto esigente. Giustamente ha sempre avuto la fortuna di calcare sempre Serie A e Serie B. Adesso era tanti anni che non rifacevamo la Serie C. Però penso che in questo momento qua la squadra stia rispondendo bene alle critiche ricevute gli anni passati, quindi è prima in classifica, sta facendo bene, ha un'anima finalmente rispetto agli anni passati, sa quello che fa e vedo anche un pochettino più di attaccamento a un po' di appartenenza alla città, un po' di appartenenza che forse negli anni passati è venuta a mancare, infatti i risultati non sono venuti. Il fatto di vincere negli ultimi minuti, questo significa che la squadra è sempre viva, ha sempre voglia di raggiungere un risultato. L'unica cosa, deve stare attenta perché subiamo sempre gol, mi sembra che in tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo subito gol. Sei tra coloro che sostengono che un'ottima difesa può garantire un buon piazzamento in classifica, o è necessario avere, come diceva qualche ospite in studio, un bomber di razza? Enrico, non ti ho sentito, si sente... Allora, ripetiamo la domanda. È meglio avere una difesa, diciamo, robusta, o puntare sul goleador, che attualmente manca nel Pescara, anche se sono andati in rete diversi elementi? Ma io penso che siano correlate le due cose. È normale che quando sei una squadra che deve vincere devi avere reparti omogenei, c'è anche già la difesa deve essere strutturata, deve dare garanzia, ma se non hai poi un buon centrocampo che fa filtro, che ti costruisce, e hai un centravanti che ti, almeno in categoria ti garantisce dai 12 ai 15 gol, e i campionati è dura che riesce a vincerli. Però penso che gli acquisti che ha fatto il Pescara, specialmente davanti rispetto agli altri anni, quest'anno i gol dovrebbero venire, anche se ultimamente i gol vengono dagli esterni, dal centrocampista come Memusciai, che ce l'ha già fatto, il terzino destro che ne ha già fatti due, il centrale, quindi queste sono... Sì, Senti, questa rivoluzione che invece c'è stata... Gol che dopo le... La rivoluzione che c'è stata nella squadra, anche nello staff tecnico, ha delle buone motivazioni secondo il tuo punto di vista? Guarda, io l'avevo già detto dopo la prima retrocessione, cioè quando siamo salvati a Perugia, io avevo già detto, la mia considerazione era che ci doveva essere un ripulisti, nel senso, no perché erano giocatori scarsi o il comportamento non era adeguato, ma in quelle circostanze lì era bello, cioè era giusto cambiare sia dai giocatori e anche la dirigenza, bisognava togliere le radici. Non è stato fatto, e poi è stato fatto dopo due anni quando siamo retrocessi un'altra volta, quindi secondo me era giusto farlo in precedenza, forse non saremmo retrocessi, secondo il mio punto di vista. Senti, su Autori invece che ci dici? Un allenatore che ti piace anche nel... La scelta di Autori è stata... No, la scelta di Autori penso che il Presidente l'abbia fatta giusta, perché è un allenatore di categoria, sempre conosce molto bene la Lega Pro, quindi conosce i giocatori, e secondo me è la scelta giusta, anche se l'anno scorso poi a Bari ha fatto non benissimo, ma conosciamo tutte le difficoltà che può essere una piazza come Bari, ma Bari è come Pescara, quindi... Siamo contenti di questo, ma il campionato è molto lungo, quindi dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare su questa falsa riga, ed è quella secondo me la strada giusta. Ecco, in cosa deve migliorare secondo te questa squadra? Guarda, io ho fatto due considerazioni, il fatto di prendere meno gol, e questo è fondamentale, e poi secondo me domenica, credo che, io non l'ho seguita perché stavo per lavoro, non ho potuto seguire, ma ho letto che ha giocato Rizzo, è stato fuori Pompetti, giusto? Sì. E io ripeto, secondo me con un centrocampo con Pompetti e Memusciai, secondo me perdiamo un po' di aggressività, c'è bisogno di uno che a fianco a Pompetti o a Memusciai ci sia uno più aggressivo, come potrebbe essere Rizzo, perché in Serie C, oltre al giocare, devi essere molto aggressivo e devi dare aggressività anche
e rubare palle e mettere in condizione poi il tre quarti e due punte di trovarsi davanti alla porta. Ecco, ripeto, tu hai avuto la fortuna di non giocare mai in Serie C, però la squadra secondo te si è calata in questa nuova realtà? Beh, Enrico, forse non ti ricordi, io ho vinto tre campionati di Serie C. Ah sì, con il Perugia. Con Livorno, sì, con sì, Mantova e con l'Arezzo. Quindi la conosco molto bene. E sì, si deve calare immediatamente nella categoria. La C è, io le chiamo le sabbie mobili. Se riesci a vincere subito, come ha fatto l'anno scorso il Perugia, hai meno danni. Se non riesci a vincerla subito, dopo è dura. Guarda il Palermo, guarda il Bari, l'Avellino. Sono tutte squadre che vogliono vincere tutti gli anni ma poi non riescono, quindi dobbiamo essere tutti vicini, tutti remare tutti dalla stessa parte per raggiungere poi un risultato importante che è la promozione diretta, anche perché il vantaggio non è solo per i giocatori o società ma è anche soprattutto per la città. Ecco Michele, hai fatto bene a ricordarmi le tue esperienze in C che avevo dimenticato, però ricordavo anche quell'esperienza a Perugia, no? con Gaucci, lì eravate una squadra quotata e anche lì c'è stato un momento di assestamento e siete riusciti a fare un buon campionato. Sì, lì era una squadra forte, diciamo, giocatori forti, però questo poi comportava il fatto che ogni volta andavi in un campo con te davano sempre il 200%, quindi dovevi vincerle perché eri forte, ma poi dopo mettevano l'agonismo, passavi per una squadra ricca, una squadra antipatica, quindi però anche lì non vincemmo da primi, perché il Palermo fu sì, più forte di noi, vincemmo lo spareggio a Foggia con la Cireale, e poi dopo perdemmo per il calcio scommesse che fece sì, Gaucci, che regalò il cavallo a Bevilacqua. Però lì eravamo una squadra veramente forte e vincemmo comunque. Perdemmo la promozione diretta per un punto con il Palermo. Però ripeto, la squadra deve formare subito un gruppo, ci deve essere armonia interna, perché il gruppo in sé per sé già fa il 60-70% dei risultati. Quando hai uno spogliatoio importante, uno spogliatoio che guarda solo quello che sono gli interessi, non si fa uscire niente, si lava i panni in casa, penso che sia la cosa più importante per raggiungere i risultati. Insomma, lottare fino all'ultimo secondo del campionato, mai abbassare la guardia, mi sembra di capire che sia questo il messaggio che vuoi mandare, no? Enrico, non ti sento, delle volte non ti sento, sì, Enrico, scusami, questi collegamenti, o no, dipende da me o dipende da voi, non lo so. Forse ti stanno chiamando perché vediamo delle segnalazioni sul tuo, non lo so, vediamo cosa succede, però il senso era questo, lottare fino all'ultimo secondo del campionato. Mi hai sentito Michele? Assolutamente Enrico, l'impegno, il lottare deve essere la base. Deve essere la base su tutto lottare, anche perché in Serie C tante volte non giochi a calcio, se non giochi all'Adriatico, dove hai più possibilità, campo bello e tutto. Poi quando trovi nei campi difficili è più difficile mettere in pratica il tuo gioco, devi poi mettere da parte il gioco e poi giocare di più, di un pochettino più maschio, un pochettino più di aggressività. Michele, tu non sai quanto ti invidiamo che riesci ad andare ancora al mare anche se lavori, però ti stai godendo questo settembre splendido a Pescara. Noi ti ringraziamo per questo contributo, speriamo di averti in studio nel corso della stagione, ti auguriamo un buon proseguimento e grazie ancora per il contributo che ci hai dato. Grazie Michele Gelsi. Grazie a voi, sono un forte abbraccio a Giorgini, che lo ricordo sempre con grande affetto. Il saluto con Mister, sì. E anche agli altri ospiti. E speriamo di venirti a trovare in studio, Enrico, grazie. È sempre un piacere. Ciao. Saluti grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie Michele Gelsi. Insomma, abbiamo preso l'esempio del Perugia, quel Perugia di Gaucci, che era una squadra fortissima, non riuscì a vincere. Poi sono colpa di un cavallo. Colpa di un cavallo, è quella una storia a parte. Però adesso vorrei, a proposito della rivoluzione che c'è stata, sentire le dichiarazioni di un giocatore che sta avendo un rendimento elevato. Parlo del difensore Drudi, che sottolinea una cosa molto importante. Andiamo a sentirlo.
Sì, sì, guarda, io credo che una cosa che sento è che di essere in debito verso questa società, questa piazza per la brutta annata dell'anno scorso, quindi sto cercando di fare del mio meglio per dare una mano. E siamo un'ottima squadra, abbiamo le potenzialità per star lì e dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada. Allora, Drudi lo scorso anno insieme a tanti altri è stato tra i protagonisti in negativo della retrocessione del Pescara. Questa è una dichiarazione che in parte risolleva anche la sua volontà di dare un contributo e, se vogliamo, anche un atto di umiltà, o no, Luca? Sì, gli fa onore. È in debito Drudi, in debito Memusciai, in debito Speriamo che questa Galano. Galano l'ha sentita. Io mi auguro di sì. Drudi è in debito insieme a tutti quelli che ci hanno regalato questo inferno della Serie C. È uno di quelli che è mancato, come sono mancati tutti gli altri. Io te lo dico subito, io avrei preferito, ma non per Drudi perché non lo conosco, ma avrei preferito che anche Drudi, Galano e Memusciai non facessero parte di questa nuova avventura. Io avrei gradito davvero un ripulisti generale, ma non proprio per cancellare quello che è successo. L'anno scorso abbiamo vissuto una stagione amarissima, una delle più brutte che io ricordi, avrei gradito una cancellazione totale. Sono rimasti Memusciai, Galano e Drudi. Il loro apporto potrà essere determinante, Memusciai sta facendo bene, ma non dimentico però che Memusciai ha buttato la fascia da capitano dopo essere stato sostituito e da lì è nato tutto. Non dimentichiamoci quello che è successo. Il male del Pescara nasce dall'esonero di Zauri di 2 anni fa, da lì sono arrivate 2 retrocessioni e ci ritroviamo in Serie C. Ti vuoi legare a questo discorso, Francesco? Sì, poi sento anche Riccardo. Sono d'accordo su tutto, però poi c'è il rovescio della medaglia, che se l'uomo che viene prima del giocatore è in grado di ravvedersi, diciamo, sì. Così, c'è la dichiarazione di Drudi che lo sta dimostrando in campo. D'accordo. Stessa gli cosa per Memusciai, e io come tutti mi auguro che Galano segua la scia di Memusciai e Drudi, perché sono 3 giocatori che possono formare la colonna portante di questa squadra. Drudi, quando era venuto qui a Pescara, per lui parlava il curriculum. Adesso stiamo vedendo che è in grado di giocare bene, cosa che l'anno scorso credo non abbia fatto quasi mai, tralasciando, stendendo un velo pietoso su tutto quello che è successo l'anno scorso dentro lo spogliatoio e fuori dello spogliatoio, ma non solo per Drudi, per Drudi, quelli che sono andati via e quelli che sono rimasti. Quello mai fa parte del passato. Ripeto, se l'uomo è bravo e sa trascinare se stesso come uomo e come giocatore verso il meglio, sono 3 giocatori che saranno certamente utili. Per adesso Drudi ha giocato sempre molto bene, Memusciai sta giocando bene, se non ci stai con la testa, il gol su punizione, dice, ma quello si è abituato, il piede, sì, ma il piede è governato la testa, il piede mica, se non c'è la testa, il piede dove va? In gespichi e non fai nulla. Ieri Memusciai ha fatto quel gol. La testa non l'ha avuta per 2 anni? Beh, diciamo che per 2 anni non si è visto il giocatore che avevamo visto prima di questi, cioè, 2 anni. Questo è un dato di fatto inoppugnabile. Il giocatore non si discute. Esatto, evidentemente dietro al giocatore, l'uomo degli ultimi 2 anni, non c'è stato, visti i risultati, attenzione. Certo, sì. Quindi così come visti i comportamenti, oltre che esatto, per quello ho detto in campo e fuori. Riccardo. Allora, siccome abbiamo visto il vero Memusciai, okay, prima, okay. Drudi pure. Riccardo? C'è solo da sperare che continuino così. Ma ricordiamoci che Galano doveva essere venduto, non è stato venduto perché alla fine non si è accordata con nessuna società, se no Galano non faceva parte di questa rosa. Credo che anche Memusciai e Drudi siano stati all'inizio su quella che era l'opera di rinnovamento
che ha detto Luca, e probabilmente questi sono rimasti, però nel momento in cui uno rimane dipende come rimane. Cioè Drudi si è messo con grande umiltà, ha chiesto scusa a tutti, è stato il migliore in campo in queste quattro partite, uno dei migliori. Galano, devo dire, mi dispiace perché lo conosco anche personalmente, ma poverino, cioè non si adatta, non gioca con superficialità. È vero che ieri è stata la prima partita, perché finora sì, però quando tu vai in campo lo vedi un giocatore che vuole mordere il freno, o dei giocatori che... Lo stesso Bemushai ha fatto il gol, ma al primo tempo è stato un giocatore anonimo, al punto tale che io ho anche detto, in campo sì, c'è, però non è che ha dato quella sferzata. Poi chiaramente ha fatto la punizione, ha questi colpi da campione, meno male. Però ecco, l'atteggiamento, riallacciandomi a quello che ha detto Francesco, l'atteggiamento è importante. Cioè tu oltre ai piedi hai la testa, ma se la testa non ti gira i piedi contano poco. L'allenatore Giorgini in queste occasioni come gestisce situazioni pregresse, anche se lui è nuovo, però avrà sicuramente saputo tutto quello che è successo qui a Pescara, con degli elementi che non sono più giovani, quindi non è facile la gestione anche di questi senatori. Sì, è normale, l'allenatore, come dicevi prima, non è che sapeva tante cose che è successo l'anno scorso, però... Ma sarà stato aggiornato su tutto. Ma sicuramente. Beh. Però ecco, questi tre giocatori che sono rimasti, io penso che anche verso la società e verso la città deve ridare veramente qualcosa in più dopo quello che è successo l'anno scorso con la retrocessione. Quindi io penso che gli deve scattare qualcosa come orgoglio verso, anche come dicevo prima, per lottare per vincere il campionato. Sono un giocatore importante, però ecco, ti è capitato di avere degli spogliatoi? Quello dell'anno scorso era una polveriera a Pescara, non so i tuoi spogliatoi come sono stati. Ma io penso che capita spesso in qualche posto che lo spogliatoio non è dei migliori. Si fa, l'allenatore può intervenire sì, fino a un certo punto, puoi mettere fuori dei giocatori, però deve avere anche l'appoggio della società. E io penso che quando ci sono le mele marce bisogna tagliarle subito, perché dopo diventa un problema, non si rimette a posto. Quindi quello che diceva pure Michele prima, Gelsi, è importante veramente quando si parla di un gruppo forte. Io quando ho vinto il campionato con Giulianova, io penso che alla base di tutto avevo una società forte che mi appoggiava sempre, quindi per un allenatore è importante anche la fiducia della società. Però era un giocatore, ecco, combatti, che all'inizio non eravamo forse tra i favoriti, però ci difendevamo. Quindi il gruppo come squadra è importantissimo. Beh, vediamo che quest'anno, quando è arrivato il direttore Matteassi, l'allenatore Lauteri, ci sia stato un confronto idee con la proprietà, proprio per così mettere, avvisarlo di quello che era accaduto, che non si ripetessero gli stessi errori, soprattutto. Ma sicuramente. Di gestione. Io parlo sempre di gestione. E anche di comportamento da parte degli atleti. Finora, sotto questo aspetto, tutto è filato liscio, però... Sì, ma gli atleti debbono pure capire dove giochi. Giochi in una piazza importante. Non è che sta a giocare in una piazza che ha fatto la Serie A, la Serie B, quindi anche per loro deve essere uno stimolo in più per dimostrare se merita veramente di questa... E poi sono sempre i risultati, sicuramente. Medicina migliore, no? Quello sempre. Va bene, allora Andrea, hai novità? Scatenato, ancora. Prego. In gol, Koulibaly, quindi Udinese 0, Napoli 3, sempre Frosinone in avanti sul Brescia per 2-1, sempre intervallo 0-0 tra Monopoli e Avellino. Andiamo in pubblicità e poi l'ultima mezz'ora con i nostri amici in studio e qualche altro ospite collegato. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano.
storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California FM. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 5 minuti, ecco, torniamo in diretta. Allora Andrea, novità sempre dai campi? Non ci sono novità rispetto agli ultimi aggiornamenti. Napoli sempre avanti 3-0, Frosinone avanti 2-1 sul Brescia. Allora, sì, siamo con i nostri ospiti in studio, ma vedo collegato un altro amico, l'avvocato Donato Di Campli, agente FIFA. Buonasera Donato. Buonasera a tutti. Buonasera. Ben ritrovato, un saluto anche da Francesco Giorgini, che ovviamente conosci molto bene. Donato. Il grande economista. Ciao Donato. Donato, allora, tra le tue tante attività imprenditoriali ogni tanto ti coinvolgiamo in questa trasmissione, perché la Serie C è un mondo sconosciuto, ma non per presunzione, per noi che ci occupiamo del calcio pescarese, perché l'ultima volta risale alla stagione 2010, quando il buon Di Francesco ci riportò in Serie B. Donato, questo campionato, poi ti chiederò qualcosa anche del Lanciano di Pincione, perché è un nome che a Pescara conosciamo bene. Comunque, un attimo sul tornato, ho preso la... Sì. Meno male, 10 anni però. Su questo inizio di campionato del Pescara, che ti pare? Guarda, io credo che sia iniziato sotto tutti i migliori auspici, indipendentemente dalla qualità di gioco. Adesso non stiamo a sottolineare.
Il fatto di essere praticamente a punteggio pieno, soltanto quel pareggio in casa con la Vispesaro che ha un po' macchiato questo percorso, credo che sia partito il campionato sotto migliori auspici, dicevo. Partire bene dopo la botta della retrocessione era necessario, soprattutto per cercare di trovare quello spirito giusto di adattamento a questa categoria, che ricordiamo secondo me è un inferno. Un inferno perché uscirne è davvero difficile e bisogna essere bravi subito a trovare la strada giusta per poter vincere immediatamente e tornare nei campionati che completano il Pescara. Donato, Luca Pennese giustamente sottolineava il fatto che gli attaccanti finora non si sono visti. Ecco, tu hai la procura, diceva Andrea Costantini, di Ferrari, o almeno l'hai avuta. L'ho avuta. Ecco, che tipo di giocatore è, tu che lo conosci bene? Ma io lo conosco benissimo perché questo è un giocatore che arriva dall'eccellenza, perché è arrivato e giocava nel Montecatini e fece tanti gol. Il Genoa lo prese, gli fece 5 anni di contratto, poi passò sotto la mia procura. È un giocatore fortissimo, ha una struttura fisica imponente. E ogni anno dove è andato ha fatto benissimo. Lo scorso anno a Como contribuì in maniera determinante alla vittoria del Como, ma anche a Piacenza, e lo stesso Matteassi lo conosce molto bene il giocatore. Il fatto che non giochi, non riesco a capire il motivo, perché ritengo che in categoria sia sicuramente uno dei più forti. Loco è un ragazzo straordinario. Loco? Che ha... Loco? È loco. Il matto, è loco, è il modo di chiamarlo. Sì, sì, argentino, hai capito Francesco? Argentino. È un ragazzo straordinario e soprattutto molto ma molto forte. Non conosco le sue... Possiamo rassicurare Pennese che i gol io però vorrei anche i dati, però io non per carità, Donato ne capisce di più, ha un altro tipo di percorso, però quanti gol ha fatto negli ultimi anni dopo un infortunio che lo ha condizionato, perché quello che dice lui è vero. Bene nelle categorie inferiori, contratto importante con il Genoa, però poi prestiti sparsi per l'Italia, infortunio che l'ha penalizzato. Luca, siete poco informati, perché il Loco è andato a Genoa da Montecatini perché per una scommessa del figlio di Preziosi, poi abbandonò a se stesso e si fece male prima che andò al Genoa. Dal Genoa poi andò a Piacenza, fece tantissimi gol, 15 o 16, fece anche una finale playoff in Piacenza, e dal Piacenza tornò a Genoa, e da Genoa facemmo il trasferimento a Napoli per andare a Bari. A Bari ci furono diverse complicanze, andò lo scorso anno realizzò 12-13 gol anche lo scorso anno, quindi lui ha una struttura imponente, ha necessità, nelle ultime due stagioni non ha fatto praticamente mai ritiro. Quindi se non ricordo male, Donato, anche Repetto mise gli occhi addosso. Lo dovevamo fare già lo scorso anno, poi non si concretizzò. Quindi è un giocatore che piace molto a Repetto, è piaciuto a Repetto, ma è un giocatore che piace a tante squadre, quindi come anche lo scorso anno che poteva finire in Inghilterra. Ha un giocatore che ha un contratto anche importantissimo con il Napoli, quindi in questo quindi momento credo... È prematuro dire che il Pescara in avanti potrebbe avere problemi, perché ha poi una batteria abbastanza varia di attaccanti. Tra in Marti. Serie C credo che sia l'attaccante più forte della Serie C, non ci sono dubbi. Anche gli altri, De Marchi, Galano, Rauti, sono tante le soluzioni. Però sì, però stiamo parlando di un vero centravanti, un giocatore di 1,90 m, una stazza fisica importantissima, un giocatore che si fa davvero sentire in anima. Io sono sicuro che Ferrari sarà determinante per il acquisendo una forma fisica importante. Ripeto ancora, non ha fatto il ritiro il ragazzo, e quindi è arrivato a Pescara probabilmente anche senza allenamento. Anzi, sicuramente è arrivato a Pescara. Guardando anche le altre squadre, perché c'è chi sostiene la Reggiana, Modena, il Pescara come lo collochi?
Beh, tra le prime due o tre, il Modena sicuramente ha fatto una campagna acquisti molto imponente e sono sicuro che anche il Modena avrebbe fatto carte false per avere il Loco, conoscendo il direttore sportivo. Diciamo che sono le squadre che sulla carta potrebbero impensierire il Pescara, ma il Pescara non si deve preoccupare di nessuno perché è abbastanza forte per poter vincere questo campionato. Auteri invece è di tuo gradimento? No, io dico così, che è un allenatore che purtroppo alterna alti e bassi, campionati strepitosi a campionati che finiscono con l'esonero. È un classico allenatore di Serie C che nelle categorie superiori non è mai emerso. Viene definito una specie di sergente di ferro da questo punto di vista, uno che lavora molto sul campo, che fa lavorare molto i giocatori. Io credo che probabilmente era l'elemento giusto per ripartire a Pescara, perché negli ultimi tempi si è fatta sempre tanta confusione con gli allenatori, e vedere una faccia nuova tra tante persone che sono sempre ritornate, andate, sempre legate in un certo senso alla società biancazzurra, credo che faccia sicuramente bene. Ti chiedo anche su Matteas, così completiamo il quadro. Luca l'affondo nella porta aperta perché è un amico mio, quindi è una persona che stimo, apprezzo, ammiro, un ragazzo straordinario di un'educazione fuori dal comune che è raro trovare nel calcio, una persona onesta, pulita. 10 lode per la scelta di Luca Matteas. Di Francesco Giorgini invece che mi dici, che ti sta ascoltando con interesse? Francesco Giorgini è nel mio cuore perché è stato l'allenatore del Lanciano in uno dei periodi più belli. Ero un ragazzetto e andavo sul campo a vedere tutti gli allenamenti, probabilmente uno che mi ha schiacciato quando ero un ragazzetto, e a lui sono legati tantissimi ricordi. È una famiglia bellissima, delle figlie stupende, nonno stupendo soprattutto. Chapeau a un grandissimo uomo e a una grandissima persona di sport del nostro Abruzzo. Sono belle le tue parole. Grazie. Adesso devo chiederti però, Pincione a Lanciano, noi qui a Pescara abbiamo avuto questa esperienza negativa. Guarda, c'ero anch'io perché ho fatto il fallimento, cioè certo, probabilmente certo. Dimentico questo piccolo particolare. No, quindi... no, che dimentico, non si dimentico, anzi. ero coinvolto anch'io in quella situazione. Cosa ti devo dire? Ti dico che c'è il Lanciano, esiste una squadra di calcio Lanciano per il momento. Il problema è che è una cosa che la gente non sente, la squadra di calcio in questo momento nella città. È un'entità completamente staccata dal tifo, non si sa chi sono i giocatori, da dove arrivano, dove stanno, chi fanno, dove giocano, se giocano a Lanciano, insomma. Cioè, stiamo parlando di una cosa che non esiste, purtroppo. Se non si recupera l'attaccamento tra la città e la squadra, è difficile poterla chiamare Lanciano Calcio, ha soltanto la matricola. Quindi non sei fiducioso su questa gestione? No, io no, la fiducia la si vede nei prossimi mesi. Il problema non è questo, il problema è che c'è uno scollamento nettissimo tra la società e la tifoseria e la città stessa. Vabbè, quello si può recuperare se le cose vengono fatte per bene, no? Sì, si può recuperare, però siamo stati già morsi più volte dal cane, quindi per vedere la serietà delle persone bisogna aspettare, e i fondamenti al momento non ci dicono nulla di buono, soprattutto per il passato, no? C'è qualcuno che vuol togliersi qualche curiosità, così lasciamo anche c'è Riccardo Clinco. Riccardo. Ciao Donato. Ciao Riccardo. Ma questo organico così ampio del Pescara, tu che sei un procuratore, alla fine sarà un punto di forza, o visto lo spogliatoio con le esperienze degli anni scorsi, o un punto di debolezza? Guarda, io credo che ci siano all'interno dello spogliatoio delle persone che manterranno gli animi tranquilli. Ci sono parlo di Memushai e di tanti altri che sono restati. Si è fatto abbastanza rinnovamento. Mi piace anche il fatto che ci sono tantissimi ragazzi della Primavera all'interno, e questo è questa è la strada giusta. Probabilmente la strada che doveva essere presa già l'anno scorso
e non si è fatta. Non credo che sia un problema l'abbondanza. Chi non è contento, credo che c'è un allenatore che abbia gli attributi giusti per saper scegliere, decidere e farsi rispettare, soprattutto all'interno dello spogliatoio. Luca? No, solo una piccola precisazione, sì, perché non vorrei passare per il pirla che ce l'ha con Ferrari, perché non è, però Ferrari l'anno scorso, Donato, non, perdonami, ha fatto 6 gol in 28 presenze, 2 anni fa tra Bari e Livorno ha fatto 3 gol. Questi sono i dati, poi io mi auguro che ne possa fare anche 20 da qui alla fine del campionato e possa dimostrare che l'attaccante è più forte. Però i numeri al momento, dico, l'anno scorso 28 presenze, 6 gol. Sulle presenze, sui minuti delle presenze non so dirti. Questi sono i dati. Sì, ma i dati ti dicono così, che anche non ha giocato per infortunio lo scorso anno. Io ti dico 28 presenze, 6 gol. Poi sono stati fatti tutti a Como. Allora, sì. Francesco, e poi lasciamo Donato. Donato, ciao, ben rivisto. Non ci c'entra quasi nulla con il calcio, ma ti occupi più di calcio o sei diventato ormai solo o prevalentemente un imprenditore di vari settori, va, mettiamolo imprenditore così. Del calcio, definiamolo così. Ecco, bravo, pure un imprenditore del calcio ormai. Come? Guarda, ti dico tranquillamente, mi occupo soltanto dei calciatori che valgono, nel senso così che ho iniziato da capo con dei ragazzi giovani, dei profili giovanissimi, sui quali scommetterò nel futuro. Non mi interessa più guadagnare 1000 euro in Serie C o andare a mendicare soldi da società o altre cose del genere. Ho fatto una scelta di vita, quella di vivere sul mio territorio, e ho investito tutto ciò che ho guadagnato sul mio territorio, creando una realtà bellissima sulla costa dei Trabocchi. E per quello ti chiedevo se prevalentemente ormai sei un imprenditore quasi extracalcio o no? No, faccio assolutamente tutto, ho dei collaboratori ancora che girano, però chiaramente i miei interessi ormai sono sulla mia terra, credo che abbiamo cambiato il volto della costa dei Trabocchi in questi 4 anni e continuerò ancora in questo campo, perché ho investito tutta la mia vita. Auguri! E tutta l'Italia ne parla, perché veramente è uno spettacolo da vedere e da visitare. Donato, grazie per questo contributo, speriamo di... La prossima volta non ti farò trovare la libreria, promesso. Probabilmente saremo su un trabocco, che dici? Va benissimo. Anzi, la faremo la trasmissione, così sarà ancora... Va bene, molto volentieri, molto volentieri. Un abbraccio a tutti e buona serata. Grazie. Andrea, un paio di domande a Francesco Giorgini. Sì, una subito da osservatore esterno di questa Serie C, rispetto alla Serie C che lui ha vissuto da protagonista. Si sente di fare un parallelismo, cioè quanto è cambiata, è più difficile, è meno difficile, è più tecnica, è meno tecnica? No, io lo stavamo parlando proprio prima fuori, io e Francesco Di Francesco. La C prima, secondo me, era più forte sicuramente a livello tecnico. Adesso c'è più, diciamo, un po' più di aggressività, però meno qualità. Ma io penso che questo succede anche a livello di Serie A, giocatori come Totti, Baggio, Del Piero. Quindi a livello tecnico il calcio è sceso molto, specialmente dalla Serie C. Una domanda invece su Auteri, che passa per essere un integralista del 3-4-3. Molti però dicono che la composizione del centrocampo del Pescara vede la presenza di giocatori come Pompetti e Valdifiori, che giocherebbero al meglio delle loro possibilità, per le loro caratteristiche, in un centrocampo a 3, perché sono dei vertici bassi e questo assetto ne penalizza le caratteristiche. Dovrebbe andare incontro Auteri a questo tipo di osservazione, oppure fa bene a mantenere questo suo integralismo, anche se poi a partita in corso si è messo con i tre di centrocampo? Francesco, sì. È normale, l'allenatore ha le sue idee. Io non è che conosco molto bene il Pescara, per fare il 3-4-3 io l'ho fatto anch'io, è normale, io... cioè la punta centrale per me, per fare un esempio, era importante, che una che sapeva fare sponda,
gli esterni molto rapidi che per i tagli in porta, quindi, e i quattro di centrocampo, quindi avevo i due mediani, era uno aggressivo come diceva prima Michele Gels, è uno un po' più di impostazione, gli esterni erano gente che spingeva. Se io incontravo una squadra che faceva il 4-3-3, parecchi fanno scendere gli esterni, invece io facevo scendere il mediano e quindi la squadra mi si schierava a 4-3-3 invece di, per non abbassarmi. Io questo lavoro qua l'ho fatto pure il primo anno con la Ternana, che c'era un giocatore molto intelligente che era Dideo, che riusciva a fare il mediano e nel frattempo faceva il difensore centrale, perché quando trovavo una squadra che mi faceva il 4-3, normale, non potevo andare uomo contro uomo, in base difensiva scendevo il mediano invece di fare scendere gli esterni, perché se no. E questo è il rischio che corre il Pescara con Pompetti e Memusciai? Beh, adesso io non, ecco, non li conosco, no, Memusciai lo conosco, Pompetti non lo conosco molto. Però in fase di copertura si può soffrire, per quello molte volte il rizzo di turno può essere... Beh, come diceva prima Gelsi, giustamente, dopo ogni allenatore c'ha le sue idee, io preferisco più un mediano aggressivo e uno di impostazione. Comunque, adesso facendo una panoramica sugli allenatori della Serie C, ci sono grossi nomi, perché abbiamo Teri, Tesser, Braglia, e poi c'è Zeman, Luca, anche in Serie C. Ancora? Cioè, no, nel senso, allena ancora... No, ancora, vedremo. Fammi sentire Luca. Come si fa a non amare, non amare uno come Zeman? No, come si fa con quello che abbiamo visto qua, con quello che vediamo da tanti anni? No, voglio vedere il Foggia, sono curioso di vedere il Foggia a Natale. Ma deve vedere pure che giocatori c'è il Foggia, no, ha ripreso capito. Un'altra volta. Io credo che a una certa età sarebbe bello andare al parco con i nipoti. Quello è un altro, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Però è ancora uno. Mi ha sorpreso questo fatto che il Foggia... Mi ha sorpreso, posso dirlo intanto, la follia dei dirigenti del Foggia che lo hanno richiamato. No, dai. Lì è un mito, ho capito. E anche a Pescara abbiamo un mito che secondo me vale 100 Zeman, ma non lo richiamiamo. Ce lo godiamo quando magari facciamo un collegamento telefonico, ma il Galeone in panchina non l'abbiamo richiamato, no? Anzi, a tal proposito, non so se hai sentito Oteri quando ha chiesto di Galeone, ha detto aspettate, quelli erano tempi dove si andava sulla luna a pescare, adesso stiamo sulla terra. Quindi, voglio dire, bella risposta, ha ragione. È una risposta intelligente. Quindi, insomma, ma no, io Zeman non può fare il miracolo ancora a Foggia. No, secondo me no. E saltando le palle in frasca, fammi sentire Francesco. Ah, scusi, sì, giusto. Zeman, giusto. Per voi allenatori è stato un maestro, io, no? Io ti dico subito: io quando allenavo il Bisceglie in C, io andavo tutti i venerdì mattina a Foggia, perché Bisceglie e Foggia si impiegava un'ora. Siccome era amico di Pavone, andavo a vedere gli allenamenti di Zeman. Lui il venerdì faceva il mattino e il pomeriggio, e quindi per me è stato molto importante. E in più, una volta proprio a Terry, mi fece dare una cassetta registrazione della partita Pescara che allenava Galeone e il che sa che allenava il Parma. Sì. E quindi per vedere tutte queste situazioni. Però ritornando al discorso dell'età, nel senso, quando si arriva a una certa età è normale, non è giusto che uno di 70 in banchina quando magari trova quello di 30. Zeman ha di più, di 74, 75, adesso Andrea vedrà subito l'età precisa di Zeman, cioè, poi dipende come sta. La voglia viene sempre, però io penso che la vita è fatta di cicli, quindi dopo un certo punto penso che è giusto che si lascia ai giovani. Però Luca non l'apprezza da tempo, non ultimamente, cioè il discorso è vecchio con Luca. Con Luca non l'apprezza per l'ultimo Zeman, il penultimo è quello che ha fatto. Ma non mi ridete che c'erano quei fenomeni, perché quei fenomeni sono diventati dopo. No, ce lo dimentichiamo. No, è tardi, non apriamo questa. Esatto. No, quei fenomeni hanno portato l'Italia a vincere gli europei, dai, lascia perdere. Sono diventati fenomeni dopo. Immobile non lo voleva nessuno, non ripetiamo le stesse cose, per favore, no? Perché se mo vogliamo negare che oggi è lunedì e tu mi dici no, il giorno dopo domenica, che si chiama lunedì. Non scherziamo. Ti devo dire la verità. Io, per i moduli, piace un allenatore, a me per esempio piace molto il 4-2-3-1, l'ho fatto sempre, però col fantasista. Ma il 4-3-3 effettivamente... Stai parlando di Mourinho, 4-2-3-1 Mourinho. No, lasci per Mourinho, c'ha tutti gli schemi per conto suo. Facciamo parlare il mister.
quindi ho fatto la tesi. Però sai che voglio dire? Che il 4-3-3 di Zeman veramente in quel modo. Parecchi fanno il 4-3, ma non è che lo fanno con quell'aggressività che faceva Zeman, questo assolutamente. Quindi, dopo, giustamente come dice Luca, l'età. Era solo così un momento divertente per sentire dire vai, torniamo sulla così. Terra bella c'è... la risposta. Senti, allora aggiungo e mi dichiaro, io faccio la premessa, non è uno schema il 3-4-3 che mi entusiasma, mi dà molta fiducia, però ho molta fiducia in Autieri, non devo aggiungere altro. Tu, Francesco, sei d'accordo? È l'uomo giusto del momento? Penso che una piazza come Pescara... Dopo i risultati? La C, dopo, pure l'anno scorso lui a Bari, purtroppo... Nel Riccardo è d'accordo? Il 3-4-3 che ho visto qua a Pescara la faceva Marino, non mi piaceva assolutamente. Quindi dipende sempre anche dai giocatori che hai. Puoi fare anche il 2-8, dipende sempre dalla rosa che hai. Gli schemi lasciano il tempo che trovano, però... Devo dirti che questo allenatore per il momento come compattezza di squadra sta dando buoni risultati. Dopo alla fine contano i risultati, perché in una città del Piemonte già hanno messo in discussione uno che ha vinto 5 campionati di seguito. Andiamo avanti. E non sono Juventino, è sempre anti-Juventino. No. Però a Torino già hanno messo in discussione, vabbè, oggi pure i capelli. Diciamo, il calcio, perché se stanno il discutendo pure questo, perché mo si è tagliati i capelli. Soprattutto qualche... meglio che non lo dico perché mi dovessi prendere qualche querela, qualche giornalista anziano a livello nazionale con il quale Allegra ha avuto negli anni passati qualche battibecco. Adesso anche qui a Pescara prendono le topiche, anche qui a Pescara i giornalisti anziani prendono delle topiche pazzesco. Ho sentito dire da un giornalista anziano che il gol di Dursi della scorsa settimana era da annullare, quindi appunto, andiamo avanti che proprio che non si conoscono nemmeno le norme oltre al mondo del calcio. Andrea, parliamo della Viterbese, che squadra è? Tutti parlano sulla carta, ma anche col Pesaro facciamo gli stessi discorsi, quindi concentriamoci. Il Pesaro quasi la stessa partita, sì, che ha fatto a Pescara, ha fatto a Teramo. Però prima di Pescara si diceva la squadra più debole, invece Pescara la Viterbese c'è un portiere, Teramo non ce l'ha. È una squadra che sta deludendo le aspettative di inizio campionato, abbiamo detto di dal canto, fiducia confermata per il momento, un solo punto conquistato. È una squadra che ha giocato in diversi moduli e questo fa capire quanto ci sia di confusione in casa viterbese. Ad esempio, dopo aver giocato le prime gare con la difesa a 4 contro il Cesena, dal canto ha scelto la difesa a 3, quindi non sarà neanche facile capire con quale assetto verrà la Viterbese a Pescara sabato prossimo. C'è un ex, Fabio Foglia, qualcuno lo ricorderà, cresciuto nelle giovanili del Pescara con Cetteo Di Mascio, poi ha giocato anche a Teramo, ha giocato in diverse squadre anche della Toscana e ora è approdato alla Viterbese, anche se non ha un ruolo centrale. Da sottolineare la presenza del centravanti brasiliano ventenne Luan Capanni, che è di proprietà del Milan, di cui si dice un gran bene, ma che sta deludendo. Tra i giocatori di spicco segnaliamo Murilo, ex attaccante del Livorno, e a centrocampo Megelaitis, un centrocampista di origine lituana. Indietro, per quanto riguarda la difesa, c'è il fratello d'arte Dario D'Ambrosio, fratello del D'Ambrosio dell'Inter. Allora, ci dai gli aggiornamenti? Sì, perché sulle partite? A Frosinone è finita 2-2, ha pareggiato al 90esimo Moreo per il Brescia, ma è stato negato un rigore clamoroso al 95esimo al Brescia, che in epoca VAR è inspiegabile, tant'è che Inzaghi, tecnico del Brescia, insomma, è andato su tutte le furie, ha protestato giustamente col direttore di gara. Napoli avanti 3-0 a Udine, a Monopoli 0-0, ma poco fa gol annullato al Monopoli per un fuorigioco. Attenzione, quarto gol in questo momento del Napoli a Udine, la rete realizzata da Lozano. Udinese 0 Napoli 4. Chiudiamo con Francesco Giorgini, come vivi questo momento del calcio italiano? Segui più la Serie A, la Serie B, la Serie C, cosa ti piace di più? Ma seguo le partite di Serie A sicuramente, dopo vado a vedere il Giulianova nel picco. Tuo amore, certo. Vabbè, è normale. E poi sei sempre tifoso del Pescara. Vabbè, questo fa piacere, perché io penso che Pescara come piazza è l'unica, merita veramente di la B, quindi in Abruzzo avere una squadra di Serie B. E poi questi attestati di stima un po' da tutti i rappresentanti, non solo pescaresi, abruzzesi,
ti rende ovviamente orgoglioso per quello che hai fatto, per quello che hai dato, soprattutto no. per i valori umani espressi, oltre che tecnici. Io penso che la cosa più importante nella vita è anche i valori umani. Io penso in qualsiasi posto dove ho fatto l'allenatore, cioè, penso di aver lasciato un buon ricordo come persona. Dopo il calcio è fatto anche dei risultati. Io penso che la cosa che a me personalmente dà fastidio è la falsità. Io penso certo. che possa avere tanti difetti, però penso non farei del male a nessuno per il mio carattere. Insomma. E in questo momento il nostro pensiero va ad un rappresentante della Pescara Calcio, l'addetto stampa Andrea Mazzetti, che nella settimana ha avuto un dolore la perdita della giovane moglie Chiara D'Eramo. Quindi ovviamente un abbraccio per questa tragedia, Andrea, a tutta la famiglia di Chiara, da parte di tutto lo studio e credo anche da parte di tutta Pescara Sportiva ad Andrea Mazzetti. Grazie a Francesco Giorgini per essere stato Grazie. Con noi. Ci risentiremo casomai verso la fine del campionato per vedere come sono andate Speriamo le cose. Che cosa vanno. Grazie a Luca Pennese, Siamo grazie voi. A Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, grazie a te Andrea per il contributo, ringrazio anche Michele Gels, Donato Di Campi e Antonio Dorelandis che abbiamo avuto in collegamento, grazie a Maurizio Daguin regia, Loris Bennato alle telecamere, grazie per averci scelto.